Terza tappa della Via del Sale, ripartiamo da Torriglia e percorriamo una tappa di circa 25 km che ci porterà sempre più vicini alla nostra meta, cioè il mare. Gireremo, faremo una piccola trasversale verso est per raggiungere la cittadina di Uscio. Abbiamo un paio di punti d'acqua, uno precisamente poco prima di Borgo Nuovo, si chiami, sì, Borgo Nuovo, e un altro appena usciamo dal sentiero faremo un piccolo tratto di strada asfaltata, precisamente a Case Cornua. Camminatori, buongiorno. Ecco l'inizio della terza tappa della Via del Sale. Allora, abbiamo dormito in un posto meraviglioso, come avete visto ieri. Ve lo ripeto per chi se lo fosse perso. Casa Poggio, gestito da Giuseppe e Livia. Grazie perché sono stati meravigliosi. Giuseppe ci ha dato un passaggio stamattina, siamo di nuovo sul percorso. Abbiamo anche rincontrato i nostri amici, sono un pochino più avanti. Allora, oggi abbiamo un 1003 di discesa e un 800 metri di salita. L'unico problema è che ci sta per piombare addosso un temporale. Speriamo di tenere il più possibile. Ora c'è Deborah che cerca un bastone perché stamattina Deborah si è rotto un bastone da trekking di Deborah, quindi ora ne dobbiamo trovare un altro. Madonna, che bastone storto! Ah, è la prima parte di questa terza tappa della Via del Sale, superata Torriglia. Entriamo in questo bel bosco. Siamo sopra gli 800, credo, quindi un po' di salita. Entriamo nella zona dei faggi. Lasciamo le castagne, entriamo nei faggi. Anche se due castagne, a dire la verità, a colazione ci volevano, però vabbè, non è stagione. E qui c'è questa bella discesina verso il nulla. Ok, la ripresa non sarà pulitissima perché devo guardare per terra, sennò mi venite a recuperare con l'elicottero. Oh, meraviglia però. Allora, si sale in maniera dolce e poi si inizia a scendere. C'è un po' di erba alta, soprattutto nella parte un po' più esposta, perché ci arriva il sole naturalmente, quindi l'erba è un po' più rigogliosa. Se è molto umido, vi consiglio di mettervi un pantalone lungo, perché sennò le zecche è un attimo che vi fanno compagnia e poi dovrete staccarle con la pinzetta e non è bello. Ecco, ora però lascio la fotocamera e riprendo i bastoni perché qua la discesa c'è ed è meglio ammortizzare un po'. In questa terza tappa incrociamo anche un altro percorso molto bello che è l'Alta Via dei Monti Liguri. È un percorso molto più lungo della Via del Sale. Non conosco bene i dislivelli, ma credo sia anche abbastanza faticoso, più o meno come la Via del Sale. Però, essendo molto più lungo, la difficoltà si moltiplica naturalmente. La vegetazione qui è bella aggressiva, le felci ci vogliono abbracciare, ma noi resistiamo. Bello camminare. Finita una discesa, arrivati verso il monte Colla, della Colla, una cosa del genere. Prima di risalire sul monte della Colla, praticamente arriverete a una strada asfaltata con un cartello Lumarzo e lì dovrete prendere un sentiero, c'è cioè proprio un incrocio, c'è cioè un insentierino che vi farà salire sul monte della Colla. Semplicissimo, comunque ci sono i cartelli. Devo dire, ben segnalata questa Via del Sale. Entrati in Liguria la segnaletica cambierà un po'. Troverete questo simbolo del CAI con scritto AV che starebbe per Alta Via. Voi invece dovete seguire il simbolo del CAI che dice VM come questo, che sarebbe la via del mare, credo.
che per noi è la via del sale. Comunque, la traccia GPS è sempre sotto mano, mi raccomando, ragazzi, che qui, come potete vedere, ci sono bivi da tutte le parti e perdersi è un attimo se non si è della zona, non si conosce a memoria. No, questo non lo devi leggere come attenti ai cani, perché ai non c'è più, quindi attenti cani che hanno capito che passavamo di qua e siamo dei cani maledetti. Siamo sotto Colle, un paesino in cui probabilmente ci abitano tre persone, se va bene, non so quante galline. C'ha delle case bellissime, tutte diroccate, tipo quella lì davanti a noi. Molto bello. Speriamo di trovare un bar, ma la vedo dura. E sul percorso si incontrano anche ruderi. Questo è bellissimo. Cioè, qui ci dovrebbe venire a fare le foto praticamente. Sembra galleria antica, per chi non ha visto il video, se lo andasse a recuperare su YouTube. Bellissimo. Abbiamo appena trovato un abbeveratoio con una fontanella e questa è potabile. C'è anche segnata sulla mappa, quindi ora ce la beviamo. Sempre per la rubrica Il fascino della decadenza. Guardate che bella legnaia, credo sia. Questa sembra la casa quella dove venire a fare Halloween praticamente. E accompagnati da queste meravigliose ortensie, un po' di tutti i colori, abbiamo anche blu. Tornerete sull'asfalto. Ora, da quello che leggo sulla mappa, ci dovrebbe essere un bel pezzettino di asfalto. Però magari mi sbaglio, magari c'è qualche sentiero laterale. Per il momento, ragazzi, lo faccio vedere, è questo. Ok, arrivati a questa bellissima statua in onore dei partigiani, troverete il bar da Rico e questo viottolo qui tra le due ringhiere che vi porterà verso Uscio e la via del mare. Andiamo. Allora, stiamo facendo la salita, questa che vedete davanti a noi, del Monte Becco. Sul Monte Becco. Siamo belli sudati. Allora, il sentiero è molto bello, devo dire la verità. Faticoso, sì, ma credo che sia una delle ultime cime che tocchiamo. Non è altissima, però eravamo scesi prima al paese. Prima non ho capito perché. Credo che ci sia una parte del sentiero chiuso. Siamo passati da Castelnuovo, credo. È un altro paesino. E invece la traccia vecchia, quella che avevo scaricato, mi faceva passare da sopra i paesi. Vabbè, siamo fatti una mezz'oretta d'asfalto, niente di preoccupante. E tra l'altro incontri anche un paio di bar se vi volete fermare per un caffè o per qualcosa. Vi fate una bella sosta. Ora saliamo su questo bellissimo Monte Becco e poi scendiamo. Forse da lì vedremo anche il mare, chissà. Ok, questo è il sentiero che gira intorno al Monte Baldo e al Monte Becco, quello di fronte a noi è il Monte Becco, e questa è la vista. Ho appena trovato sul sentiero i resti di qualche animale, non so se sia una mucca o un camoscio. Queste sono le ossa. Madonna. Sarà opera di lupi? Chissà. Dice che ce ne sono ancora in questa zona. Ok, fermi tutti.
Forse stiamo sbagliando qualcosa. Però addirittura la Colombia non pensavo. Bene, siamo finiti sulla provinciale e come temevo, gli ultimi 4 km, 5 km sono di strada asfaltata e vi faccio vedere che è strada asfaltata. Fortunatamente non passano tantissime macchine, ma quelle che passano corrono abbastanza. Eccola! È l'unico modo di arrivare a Uscio, quindi senza naturalmente allungare di 50 km. Quindi, vabbè, che strada asfaltata sia. Tra le tre tappe sicuramente la meno faticosa, perché sì, si sale, si scende, ma è tutto abbastanza graduale, non ci sono mai cose troppo ripide o troppo faticose. Abbiamo rischiato di beccare la pioggia per tutta la giornata, forse la becchiamo domani, ma il tempo ci ha assistito, siamo stati fortunati. Vuoi dire qualcosa, Deborah? No, anche perché credo di avere tutto il burro di cacao ovunque. No, non si vede più. No, Ah, Deborah ci ha avuto un problema col burro cacao. Prima ne ha usato uno che praticamente era, non so, ai feromoni e attirava tutti gli insetti possibili che gli sbattevano in faccia, quindi poi abbiamo capito che era il burro cacao. ho cominciato con 4-5 E mosche. fortunatamente se l'è tolto. Poi si è messa tipo una roba di Fluo. fluo, non lo so che cazzo è. Vabbè, comunque roba delle donne, anche in cammino riescono a stupirmi. Ciao ragazzi, a domani, l'ultimo giorno, andiamo al mare. Sì! E come dico sempre, in Italia noi ci piace fare casino. Non ci potevano mettere un zimbolo solo. No, tanti diversi, i pallini, le X, la pausa, boh, ISC. E vabbè, che dobbiamo fare? L'Italia è bella perché a noi le cose semplici non ci piacciono. No, dobbiamo fare casino, sì! Vabbè, ora non si vede perché come siamo fortunati e c'è foschia, però praticamente in fondo, dietro, in mezzo a quelle due montagne, praticamente lì c'è il mare. Cioè, dal vivo si vede, mo dalla fotocamera non credo. Ce l'abbiamo quasi fatta! Ragazzi, siamo nella cittadina di Caprile e questo è il divano da esterno più bello che abbia mai visto. Ragazzi, è fighissimo, lo voglio anch'io, fuori da casa mia. Bellissimo.